Bentrovati a tutti coloro che hanno già da un po' di tempo frequentato questa piattaforma che si chiama www.cresceposta.it. Bentrovati a coloro che invece la stanno scoprendo in questo momento e la scopriranno da ora in avanti. La piattaforma che siamo oggi a ripresentare, perché parte una nuova avventura, nasce da un bel progetto che si chiama Cresci e Posta, diventare grandi senza cadere nella rete. Mi presento innanzitutto, mi chiamo Gianluca, sono un giornalista, ma sono in questo caso soprattutto il padre di un ragazzo come voi che sta diventando grande, e credo che come tutti i padri e come tutti coloro che vi stanno vicini nel mondo del basket, vogliamo che diventiate grandi nel modo più sano possibile. Da questo nasce il nostro progetto, come dice poi chiaramente anche il titolo. Un progetto che abbiamo condiviso con una società fiorentina di basket che è il Pino Dragons e con una grande multinazionale dell'information technology, come si dice, ovvero dell'informatica italiana, che si chiama Engineering. E allora cominciamo ad ascoltare in questo contributo video il direttore generale di Engineering, Alfredo Belsito, che ci racconta perché una grande azienda internazionale ha deciso di sostenere questo progetto. Engineering partecipa per il secondo anno al progetto Cresci e Posta. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, molto positiva, abbiamo deciso di confermare il nostro apporto, che è soprattutto un apporto di tecnologie, visto che la nostra è un'azienda che opera in questo settore nel mondo, e perché crediamo moltissimo nel connubio tra tecnologia, giovani e utilizzo della tecnologia corretto da parte dei giovani. Speriamo che questo gioco per il secondo anno possa raggiungere effettivamente tantissimi ragazzi, come nel nostro auspicio, come nell'idea del progetto, e possa aiutarci a creare una comunità che discute insieme dell'uso e anche dell'abuso della tecnologia. Buon lavoro, buon gioco a tutti. Qualche mese fa, ad aprile, a fine aprile, abbiamo presentato in questa palestra la grande partita per noi, ovviamente, a cui vi invitavamo a partecipare, una partita speciale che si sarebbe giocata nel mese successivo, e devo dire che molti ragazzi hanno deciso di giocarla. È stato un momento importante perché proprio su questa piattaforma, su www.cresceposta.it, si è giocato, si è approfondito temi importanti quali sono l'utilizzo delle nuove tecnologie, degli smartphone, l'accesso a piattaforme che aiutano a socializzare, a entrare in relazione, che tutti voi usate, che tutti noi usiamo, come WhatsApp, Facebook, Instagram, potremmo citarne altre. È stata una partita molto interessante che ha avuto un arbitro e un animatore, si chiama Alberto Rossetti, è uno psicoterapeuta di Torino che ci ha aiutato a sviluppare questo progetto e che poi ha, come dire, appunto seguito la vostra partita. Ed è lui in questo video che ci racconta come è andata a finire. Nel progetto Cresci e Posta abbiamo voluto tenere insieme diversi aspetti. Il primo è quello della pallacanestro, dello sport. Il secondo è quello dei giovani e il terzo è quello delle nuove tecnologie, anche degli aspetti, diciamo, negativi come il cyberbullismo, ma non solo. La nostra sfida è stata quella di provare a far parlare ai giovani di questi argomenti senza per forza dirgli che cosa fosse giusto fare, che cosa fosse sbagliato fare, senza puntare il dito contro i giovani, ma facendo in modo che loro potessero esprimersi, che potessero raccontarsi. E abbiamo pensato che la pallacanestro, lo sport in generale, potesse essere un ottimo canale, un ottimo spunto, perché i valori che sono in qualche modo mediati dallo sport possono, senza ombra di dubbio, influire nella vita dei ragazzi e anche quindi nel loro modo di stare online. E quindi abbiamo creato questa piattaforma, l'abbiamo proposta a diverse squadre che hanno partecipato a un torneo l'anno scorso, e devo dire che è andata molto bene perché abbiamo avuto oltre 400 visitatori, abbiamo avuto commenti dei ragazzi, un centinaio, quasi 500 interazioni sui nostri post, e questo è stato molto positivo perché tutti i giorni noi pubblicavamo un contenuto
nel quale si parlava di adolescenza, sport e web, tutti e tre questi aspetti messi assieme. E ai ragazzi veniva chiesto di dire la loro, di commentare, e non sono rimasto sorpreso, ci mancherebbe, però perché me lo aspettavo che in qualche modo i ragazzi avrebbero portato degli ottimi contributi, però davvero sono venute fuori delle cose molto, molto, molto belle. È venuto fuori quanto i ragazzi siano capaci di leggere un po' la realtà che stanno vivendo, di quanto hanno voglia e hanno bisogno di avere adulti che gli insegnino anche qualche cosa, gli spieghino, gli raccontino come funziona questo mondo, però poi hanno bisogno di esprimersi. E quindi anche l'idea di utilizzare una piattaforma web per poter in qualche modo far parlare i ragazzi ci è sembrata vincente, perché i ragazzi effettivamente lo utilizzano già questo strumento, e farglielo utilizzare per contribuire a raccontarsi, a raccontare qualche cosa che ha a che fare con loro essere giovani e con loro essere quindi anche sportivi e con loro stare sul web, per noi è stato molto importante, e devo dire che i risultati sono stati molto 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 belli. Quindi complimenti e grazie a tutti quelli che l'anno scorso hanno partecipato. Una bella partita, dicevamo, che ovviamente come tutte le partite ha visto giocatori in campo, ha visto dei vincitori, poi li conosceremo e li premieremo. Luca Borsetti è il presidente del Pino Dragons. Com'è andata? Beh, è stata una partita che è andata molto bene. È andata molto bene, ha suscitato un interesse notevole fra i ragazzi, ha suscitato un interesse notevole anche fra quei giocatori di Serie A e quegli allenatori che abbiamo coinvolto all'interno della piattaforma con messaggi che sono stati veramente molto ben recepiti dai giovani, da questi atleti che hanno commentato. Insomma, credo che sia stato un momento importante, di crescita. E credo che anche vi sia stata la percezione di toccare un tema importante, un tema che ha una sua quotidianità, spesso anche drammatica, quando parliamo di cyberbullismo. E comunque i ragazzi da questo punto di vista si sono dimostrati molto più avanti e molto più attenti di quanto non ci immaginassimo, francamente. Tanto vale quello che ci diceva il presidente Borsetti, che l'avventura riparte, si allarga. Direi che la Federazione Italiana Pallacanestro nella sua realtà toscana l'ha sposata, e nel 2019 voi potrete esserne protagonisti. Ma adesso torniamo a raccontare com'è andata la famosa partita di cui stiamo parlando. Per fare questo però dobbiamo spostarci, e quindi magicamente andiamo a Trento. Ci vediamo, ma tra pochissimo. Eccoci qua, magicamente abbiamo lasciato il Pallacoverciano a Firenze e siamo sbarcati nella casa dell'Aquila Basket Trento, una delle case, vorrei dire, presidente Borsetti. E eccolo qua il nostro presidente del Pino Dragons con i due premi per i ragazzi che hanno vinto la famosa partita di cui andiamo parlando. Ma andiamo per gradi e conosciamo la società e il luogo dove ci troviamo. Io andrei a raggiungere l'allenatore di Trento, Claudio March. Se ci raggiunge, lo salutiamo. Sta facendo allenamento con l'Under 15, è la stessa squadra ovviamente che ha partecipato, avevano qualche mese in meno, ma sono loro che hanno partecipato e vinto la nostra partita di Cresci e Posta. E come tutte le partite, soprattutto quando si vincono, poi devono ovviamente essere riconosciute e premiate. Due parole sulla società che ci ospita. Aquila Basket è protagonista ormai da qualche anno ai massimi livelli, ma il settore giovanile è, come dire, altrettanto all'altezza della situazione. Sì, sul territorio nazionale conosciamo ormai
l'Aquila per tutto quello che ha fatto, per i risultati finali di campionato da Cardiopalma. Quello che sta crescendo negli ultimi anni è un progetto importante, che è il progetto Academy, che coinvolge ormai 35 società, quasi 3.000 ragazzi, 150 allenatori che aderiscono a un progetto che vuole rappresentare per tutto il territorio un qualcosa che sia un modello non solo di crescita per lo sportivo, per l'atleta, per chi ambisce a sognare e sognare gratis a diventare un giocatore di Serie A, ma che sia invece un progetto importante che possa seguire bambini, associazioni, tutto il territorio, un progetto che coinvolge anche dimensioni al di fuori del territorio provinciale. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Un progetto che insegna basket ovviamente, ma che insegna, mi immagino, anche a crescere bene, a crescere sani. Sì, perché il punto d'arrivo non è definito, quello che conta è quello che facciamo durante questo cammino, e se quello che facciamo è rappresentato anche da momenti come il bellissimo torneo e l'esperienza che abbiamo fatto con voi, probabilmente saranno momenti che lasceranno traccia nella crescita di un adolescente, che per noi è la cosa più importante. Poi dove arriveranno loro lo scopriremo fra qualche anno. Noi vi ringraziamo intanto dell'accoglienza e vogliamo ringraziare e chiamare subito qua accanto a noi due giocatori della prima squadra di Trento, Fabio Mian e Aaron Kraft, che hanno accettato di essere ospiti in questa serata che è dedicata a Trento naturalmente, ma che per noi è importante per testimoniare l'attenzione del mondo del basket ai temi che stiamo trattando. Lascio un attimo Claudio Marsh. Ciao Fabio, ciao. Ben trovato, ciao Aaron, grazie. Allora, intanto diciamo qualcosa di questo campionato che sta decollando per voi, una Serie A complicata da affrontare, ma mi pare che la marcia stia entrando. Sì, sicuramente l'inizio del campionato non ci ha agevolato molto, anzi però siamo riusciti col lavoro in palestra di ogni giorno a superare questo momento meno facile, ecco. E adesso dobbiamo cercare di continuare a lavorare ancora più duro e continuare su questa via, ecco. Aaron è appena tornato a Trento, chiediamo aiuto a Marcello per già è stato a Trento 2 anni or sono, poi c'è stato un'interruzione, adesso di nuovo a Trento. Come si sta qua a Trento? Just happy to be here. It's a great place to be. It's a great team, great organization. And I've just had a lot of fun coming back. Mi pare che dica che è felice di essere tornato, che qui funziona tutto, grande team, grande organizzazione, è felice di essere di nuovo trentino. Io vi chiederei un contributo però sull'argomento del quale i ragazzi sono stati protagonisti in questa partita speciale che abbiamo giocato. Mi immagino che anche voi da giovani atleti quali siete userete molto gli smartphone e le piattaforme social. Che idea vi siete fatti e come le utilizzate? Ma sicuramente sì, posso parlare personalmente, li uso e penso sia normale ormai usarli. Secondo me dipende molto la quantità, cioè il tempo passato sul smartphone, e cioè, se è usato per cose utili è giusto usarlo. Ogni tanto si perde la cognizione del tempo, ci si blocca la testa nell'usarlo e passa il tempo e non ce ne si rende conto. Però come tutte le cose, secondo me usate nel modo giusto e per cause giuste vanno usate. Poi chiaro, più bassa l'età più bisogna magari indirizzarli è meglio andare fuori a giocare con gli amici che giocare sul cellulare tutto il giorno, ecco. Ecco, chiedo aiuto a Marcello, vogliamo chiedere ad Aaron qual è il suo rapporto con i social network. Li uso soprattutto per restare in contatto con la mia famiglia e i miei parenti. Io gioco qui a Trento, lontano da casa, e quindi è un ottimo modo per tenere i contatti vivi con tutti i miei cari. Eccoli qua, i ragazzi di Trento che hanno vinto la nostra speciale partita di Cresci e Posta. Siamo venuti a trovarli e, ripeto,
abbiamo avuto il piacere di conoscere anche una società che fa le cose per bene e che vuole che i suoi ragazzi crescano bene, la risposta mi pare quella attesa. Allora, cominciamo a dire che il primo classificato per quanto riguarda la classifica individuale, l'MVP potremmo dire, no? Del nostro torneo è Lapo Neri, che è qua, eccolo qua Lapo, ciao, fategli un applauso, dai. Senti Lapo, con i tuoi compagni avete ovviamente partecipato al torneo fiorentino e poi avete iniziato questa partita ulteriore. Che tipo di impatto, insomma, come vi è apparsa questa esperienza? Beh, un'esperienza bella in cui ho imparato tante cose. Abbiamo imparato come comportarci sulla rete ed essere prudenti e quindi è stato molto formativo e penso che la consiglierei a tutti. Ti piace come è stata gestita, i post, i video che venivano proposti? Sì, sì, mi è piaciuto tutto e anche gli interventi dei giocatori di Serie A importanti che ci hanno parlato anche della loro esperienza in prima persona, è stato gestito tutto molto bene. Si cresce bene con il basket, ma è bene anche imparare a utilizzare gli strumenti che poi abbiamo in mano tutti i giorni nel modo giusto e questo è il contributo che questo progetto vuol dare. Adesso però abbiamo Fabio Mianche, gentilmente si presta a consegnare il premio col presidente Borsetti che ha ceduto la maglietta. Vedo che hai scelto la maglia dei Lakers. Sì, perché LeBron James ha un dominio sul gioco differente da tutti gli altri. È differente, beh, non ci sono discussioni. Allora, il secondo classificato di questa classifica è invece un giocatore del Pino Dragons di Firenze e adesso vediamo la premiazione che lo riguarda. Al secondo posto della classifica individuale dei singoli giocatori c'è Edoardo Pilli del Pino Dragons. Ciao Edoardo, quanti Ciao. Anni hai? Ho 14 anni. Tu hai partecipato l'anno scorso, hai scoperto la piattaforma nell'incontro che abbiamo fatto in questa palestra. Ti è piaciuta l'idea evidentemente? Sì, sì, mi è piaciuto molto e l'ho trovato, diciamo, una proposta originale e fatta molto bene. Senti, ti è piaciuto il modo con cui è stata gestita la piattaforma, gli stimoli che sono arrivati? Sì, sì, assolutamente. È stato bello confrontarsi con altre persone di città diverse o ragazzi che non conoscevo, ovviamente con tutti i commenti molto intelligenti, quindi è stato bello. È stato anche utile per imparare qualcosa? Anche, sì. Quindi lo rifaresti? Sì. Soprattutto perché hai vinto. No, vabbè, non era per quello che facevo, non era certo. L'obiettivo, poi nel senso. Fa piacere comunque. Sì. E allora il premio che ti consegna il presidente Luca Borsetti, c'è una maglietta evidentemente di basket, adesso la scopriamo. Di Kyrie Irving di Boston. Una tua scelta ovviamente. Sì, sì. So che hai una grande collezione che arricchirà in questo modo. Esatto. Complimenti, senti, quest'anno si riparte, ci sarà un nuovo gioco, nuovi ragazzi, che ti sentiresti di dirgli? Sicuramente di provarci comunque a fare questo gioco perché oltre che diciamo essere divertente anche molto diciamo formativo sotto alcuni aspetti. Completiamo il nostro podio con il terzo classificato che è Giacomo Dorigotti. Ciao Giacomo, ti rifaccio un po' le stesse domande, insomma, che effetto ti ha fatto partecipare a questo gioco, a questa partita? Sicuramente è stata un'esperienza molto bella, interessante, è stato tutto gestito molto bene e siamo riusciti a parlare di temi molto importanti che sono attuali, come il cyberbullismo, con ragazzi di tutta Italia, anche fuori, perché c'erano ragazzi dalla Serbia, insomma, è stato molto interessante. Senti, sei riuscito anche a confrontarti in casa con i tuoi genitori su questo tema? È stata un'occasione? Sì, ho parlato anche con loro, insomma, ci siamo confrontati anche su vari articoli che hanno postato, è stato utile, sì, è stato divertente. Bene, allora siamo felici di aver contribuito in qualche modo alla vostra crescita. Abbiamo la seconda consegna, questa volta è Aaron Kraft che consegna la maglia. Tu hai scelto i Celtics, mi pare di capire. No, mi piace solo Kyrie Irving perché sono andato a vedere una partita in America e ho il mio giocatore preferito, insomma, ho visto la sua partita e mi è piaciuto. È rimasto impresso. Chiamerei il presidente Borsetti a questo punto del Pino Dragons con cui abbiamo fatto questo percorso. Quest'anno il progetto diventa più grande perché la Federazione Italiana Pallacanestro nella sua, diciamo, parte toscana lo ha sposato e lo proporrà a tutte le squadre under 14, tra l'altro maschile e femminile a livello elite e gold. Ma per capire che tipo di percorso dovranno fare i ragazzi che, come hanno già fatto loro,
si avvicineranno alla piattaforma Cresce e Posta, ascoltiamo questo contributo e vediamo di Alberto Rossetti, lo psicoterapeuta che anche quest'anno sarà l'arbitro e lo stimolatore della nostra piattaforma. Il progetto Cresce e Posta, diventare grande senza cadere nella rete, lo vogliamo proporre quest'anno a due campionati under 14 della regione Toscana, in particolare all'under 14 Elite maschile e l'under 14 Gold. Questo perché pensiamo che possa essere per voi una ottima occasione per fermarvi a riflettere su tematiche molto complicate, molto complesse, che riguardano tutti noi evidentemente e anche il vostro mondo. Parliamo ovviamente dell'utilizzo dei social network, del cyberbullismo, dell'hate speech, della privacy, insomma tutte tematiche molto, molto complicate, e vogliamo farlo esattamente come abbiamo fatto l'anno scorso, tenendo insieme le nuove tecnologie e lo sport, facendo in modo che possano camminare a fianco, come di fatto fate già tutta la settimana quando vi allenate in palestra. Insomma, già lì il vostro essere giovani e il vostro stare su social network cammina accanto al vostro anche utilizzare il vostro fare sport. Come funzionerà? Ci sarà una piattaforma che sarà Cresce e Posta, per l'appunto, e su questa piattaforma per 3 settimane noi inseriremo dei contenuti, dei post, e vi chiederemo di leggerli, di commentare, di rispondere ai sondaggi. Ovviamente più voi riuscirete a rispondere, più voi riuscirete a dire la vostra, più questo progetto si arricchirà, diventerà interessante, perché noi portiamo degli stimoli, ma poi siete voi che potete portare dei contenuti in più. E non solo, ogni vostra azione, ogni vostro commento, ogni vostro voto all'interno del sito darà un punteggio, e darà un punteggio a voi come singoli e darà un punteggio anche a voi come squadre. Quali sono le squadre? Beh, le squadre sono quelle con cui voi vi allenate tutti i giorni, quindi ci sarà una gara un po' diversa, e questo campionato misto maschile e femminile, ci sarà una classifica dove le varie squadre si daranno battaglia. Questa volta la battaglia non sarà di tipo, diciamo, sportivo, ma sarà legato alla partecipazione. L'obiettivo, per carità, è anche vincere, ma qua è soprattutto partecipare. E poi però ci sarà una classifica anche dei singoli. Crediamo molto in voi, crediamo molto nel fatto che questo progetto possa essere utile e che possa darvi degli strumenti in più. Bene, dicevamo che il progetto è stato ed è sostenuto quest'anno dalla Federazione Italiana Pallacanestro, e quindi ascoltiamo un contributo anche da parte della FIP. Ciao ragazze, ciao ragazze, buon anno. Quest'anno la Federazione Italiana Pallacanestro, il Comitato Regionale Toscana, ha deciso di fare un intervento a favore dei giovani utilizzando la vostra annata, cioè dire che il campionato Under 14 Gold femminile e l'Under 14 Elite maschile, per un corretto utilizzo dell'uso della rete, un corretto utilizzo dell'uso della rete che serva a far capire a tutti l'importanza del mondo della comunicazione anche di fronte agli ultimi fatti sul cyberbullismo. Grazie a un'azione propedeutica fatta l'anno scorso anno dal Pino Basket Firenze in accordo con un'azienda di fama nazionale, l'Engineering Spa, è stato portato avanti un progetto anche dal punto di vista sociologico, psicologico importante, un progetto che noi vogliamo sviluppare quest'anno a livello di comitato regionale. Quindi interesserà soltanto voi ragazzi, durerà dalle 3 settimane a un mese. Nel mese di gennaio metteremo in cantiere tutto il percorso che poi successivamente i vostri dirigenti, i vostri tecnici vi spiegheranno, e che spero che possa portare veramente a farvi vedere tutti vincitori e nessuno sconfitto. Ci salutiamo qui. L'avventura di Cresce e Posta però è tutt'altro che finita, anzi sta per ripartire.
Potete iscrivervi andando sulla piattaforma www.cresceposta.it e lì potrete giocare la vostra partita e seguirla anche su Instagram. Buon gioco a tutti!